Vi chiedo, mi sentite? Sì, vi chiedo la cortesia, poi se, siccome la mia presentazione sarà movimentata, perché negli ultimi tempi mi sto dedicando ai giovani artisti, quindi magari se possiamo allargare un pochino, ancora un pochino mi hanno chiesto i miei ballerini. E così possono esprimere la loro arte meglio. Non molto, non molto. Scusate, ma vale la pena guardare i nostri giovani. Allora, io sono emozionato, cari Pier, Marco e Antonio. Sono emozionato perché mi sento un po' adulto, ho visto quel giovane ragazzo che avete visto anche voi insieme con me, inginocchiato di fronte alla quercia di Fatima. E mia moglie mi guardava un pochino emozionata, ma eri piccolo, sì, ero piccolo. E quindi però io, ascoltando Pier e Antonio e Marco, mi emoziono di nuovo e sono contento di essere emozionato perché significa che dentro il mio plesso solare, perché così si chiama, ho ancora quel fuoco, quell'entusiasmo che avevo quando quel ragazzino si è inginocchiato di fronte alla Madonna. Eppure, cari amici che mi ascoltate, oggi ho superato le 70.000 conferenze che ho fatto nel mondo. Non è un numero fittizio, è proprio così. Sono tante, eh? 70.000 conferenze nel mondo. Quindi ti auguro altre 70.000 conferenze. Eppure mi emoziono come se fosse la seconda, la terza volta. Hanno detto tutto Pier, Antonio e Marco. Io posso solo regalarvi con tutto il cuore e regalare alla mia bambina e ai suoi ragazzi oggi un po' d'amore. C'è tanto bisogno d'amore. Ogni giorno a Palermo mi occupo di cercare la faccia di personaggi che hanno l'Italia o il mondo nelle mani, cercarli nel senso di divulgare che esistono e di appoggiare quelle autorità preposte a fare questo difficilissimo lavoro nel quale si rischia la vita. Quindi non vedo l'ora, ogni tanto, non solo quando posso, ma proprio quando il cielo mi ordina di farlo, di parlare d'amore, anche di giustizia, perché il nostro è un messaggio di denuncia, di invito ad amarsi e di pentirsi. E allora spero di potervelo regalare quest'amore, anche se il mio cuore è un po' triste, un po' stanco, ma sempre con quell'entusiasmo che ho da quando avevo 26 anni. Ecco, quello che hanno detto Pier Giorgio, Antonio e Marco è che in parte loro tre vivono, in parte. Io lo vivo dal di dentro. Cercate di capirmi e non fraintendetemi, per favore. Io sono un vostro fratello, sono uno di voi. Però vi devo dire delle cose che sento. Io vivo queste esperienze, questi valori dal di dentro. Cioè io mi sento di convivere con questi esseri, con queste visioni e con questi contatti.
È pensabile che nel 2019 ancora possa esistere un personaggio, un uomo, perché io sono un uomo e adesso anche nonno, della mia bellissima Amira, può essere che questo figliolo mi ha regalato con la sua moglie. È possibile che nel 2019 possa esistere una persona come me che dice al pubblico, al mondo, perché credo che la mia esperienza è conosciuta in tutto il mondo, forse solo in Cina, ma dagli Stati Uniti fino alla Russia compresa, possa dire: ho visto Gesù, ho visto Gesù. Sì, io l'ho visto in carne ed ossa, io l'ho visto, ho parlato con lui, ho mangiato con lui. Quindi lui esiste, non solo esiste, ma è anche risorto. Certamente Pier deve fare vedere i filmati all'umanità, ma io li ho visti. Che prove devo avere io se ho visto il creatore di questi esseri e anche il nostro creatore? Perché dentro Gesù Cristo, secondo la fede, che questo la scienza non lo può dimostrare, all'interno di Gesù Cristo convive il Padre. Io e il Padre siamo una sola cosa. Quindi, se Gesù Cristo è il Messia, il Cristo è il Figlio di Dio e convive col Padre, io ho visto il creatore degli extraterrestri, il creatore nostro. Ma non è che io ho visto perché sono un privilegiato. Rispetto a voi che non lo avete visto. Ma sono convinto che alcuni di voi a casa o qui in sala lo avete visto ma non lo raccontate. Avete visto il Cristo in un sogno, in una visione, in un'esperienza, avete avuto dei segni. Lei l'ha visto? È visto, ne ho trovato una. Grazie. E quindi io so che già lui è tornato, non deve ritornare, è già tornato, deve solo manifestarsi. E ho visto anche questi esseri, io ho viaggiato con loro, oggi vi faccio viaggiare con loro. Se chiudete gli occhi più tardi lo vedrete. Ho viaggiato con questi esseri, sono qui, ci visitano. E ha ragione Pierre che c'è una congiura del silenzio. Ma ci sono anche personaggi come Antonio e come anche Marco che vengono visitati da questi esseri. E quindi adesso vi spiego, ma molto in sintesi, in 30 anni di contatti che cosa mi hanno detto. Questi esseri bellissimi a forma di luce, se Pierre ha qualche foto ve le mostrerà Setun Shena, Rastar Sheran e altri. Oara, Vodok, esseri che il mio padre spirituale comune, maestro con Pierre Eugenio, aveva già visto. Ora, questi esseri sono esseri superiori ancora agli extraterrestri comunemente definiti, quelli che sono in carne ed ossa, sono quelli che appunto questi esseri che io vedo chiamano i maestri cosmici. Quello che ha visto Antonio, gli esseri di luce, sono i maestri cosmici, sono le guide dell'universo, all'interno del quale ci sono centinaia di miliardi di miliardi di milioni di miliardi di miliardi di milioni di miliardi di pianeti abitati. Loro mi hanno fatto vedere, questi esseri a me, mi hanno fatto vedere viaggiando in un'astronave uno specchio dell'universo. Mi hanno detto: guarda in questo specchio. Era un televisore multicolare che rappresentava la vera realtà che c'era fuori dall'astronave, perché l'astronave può viaggiare anche superiore, tante volte superiore alla velocità della luce, quindi c'è una forza di gravità tale dentro che non ti nuoce e nemmeno muori, come dice la gente, che è schiacciato, perché loro creano una gravità come la crea il nostro pianeta, comoda e deliziosa. Quindi
Come fa il pianeta? Il pianeta viaggia nell'universo, gira intorno al Sole. Il Sole e il sistema solare si muove e corre a una velocità centrifuga verso l'interno, centripeta verso l'interno della galassia. Quindi noi siamo in viaggio, sempre. Però non succede niente a noi, eppure la Terra viaggia a una velocità 1600 km All'ora. all'ora. Questo è Intorno al Sole a difficile. 104.000 km l'ora e il Sistema Solare gira intorno alla galassia a 800.000 km l'ora. 800.000 km l'ora, di fatto noi giriamo perché siamo dentro il sistema solare. Sentite qualcosa? No. Quindi loro usano le stesse leggi della forza di inerzia dei pianeti, delle stelle e delle galassie per costruire e fare viaggiare le loro astronavi. Noi siamo molto lontani ancora da questo. Quindi io vedevo questo universo e mi dicevo: guarda, sì, attenzione, io sto sintetizzando 30 anni di messaggi, sono tanti. Poi stasera Antonio magari vi illustra di più. E se riesco, sto anch'io. Non lo so. Vedi? Sì, vedo. Li vedi tutti quei puntini? Sì. Sono stelle e pianeti? Sì. Ma quanti sono? E allora uno di questi esseri mi sorride per commiserazione, perché è uno stupido come me. Ma quanti sono? E mi dice: fratello, ce l'hai presente tutti i granelli di sabbia di tutti i deserti del tuo pianeta e di tutte le spiagge? No, non ce l'ho presente. Ecco, immaginateli. Quindi io mi sono immaginato tutti il deserto del Sahara e mi hanno detto: un pugno di questi granelli nelle tue mani corrisponde a oltre 1 miliardo di granelli di sabbia. Un pugno. E allora i soli e i pianeti nell'universo superano i granelli di sabbia di tutte le spiagge, di tutti i deserti del pianeta Terra. Ma come fate a visitarli tutti? Non li abbiamo visitati tutti. Ma come? Se viaggiate oltre la su o superate la velocità della luce? Sì, noi viaggiamo 100.000 volte superiore alla velocità della luce. Ma l'universo è talmente grande che nemmeno riusciamo a visitarlo se dovessimo viaggiare alla velocità del pensiero. Hai capito il concetto, Marco? Devi poi scriverlo, eh? Ma come? Se io dico: voglio andare su Andromeda, boom, e sono lì. Basta che dico: voglio andare ai confini dell'universo. Ecco, se dici così, ti perdi. Perché i confini dell'universo sono al di là della velocità del pensiero. Quanto è grande quindi, Pier? Infinito. Ecco, questa è una bella parola di Pier, infinito. Stasera andiamo nell'infinito. E allora, noi qui sulla Terra, questo puntino che io da quel viaggio che ho fatto con quell'astronave dove mi hanno portato nella stella Maya delle Pleiadi e mi hanno fatto visitare quel luogo che io sento parentale, parente, mentre viaggiavamo, cioè girati nel senso figurativo, perché nello spazio qualsiasi punto tu osservi non è avanti e indietro, non c'è il nord e il sud, ci sono altre latitudini per loro che è troppo lungo spiegare. Girati figurativamente. Mi giro e vedo niente, vedo un sacco di puntini, ma proprio, sapete le stelline quando vediamo in agosto la stellina, che ce ne sono altre luminose, un puntino, c'è una freccetta che mi indica pulsante. Sempre in questo display a forma concavo, così ci sono dei televisori che ci assomigliano. Lo vedi quello? Sì, quella è la Terra. Ah, ma ho detto: mamma mia, sono
Secondo le nostre leggi, mi hanno detto questi esseri, secondo le leggi della fisica della quarta dimensione, il vostro pianeta non esiste. Come non esiste? In che senso non esiste? No, secondo le leggi della fisica nostra extraterrestre, il vostro pianeta non esiste. Perché? Perché viaggiando nel tempo noi vediamo l'evoluzione dei pianeti e abbiamo visto che il vostro pianeta è scomparso e nella memoria dell'universo è stata cancellata pure la memoria della sua esistenza. Quindi non esistete. Come non esistete? Perché? Perché siete negativi. Ah, e allora come facciamo? L'amore dell'Eterno, ascoltate queste parole, l'amore dell'Eterno ha permesso, grazie a delle anime come te e altri nostri fratelli, di riprogrammare il nostro grande, hanno una grande struttura loro. Tipo il nostro computer che chiamano Kadar Laku, che programma tutta l'evoluzione dell'universo. I nostri maestri ci hanno permesso di riprogrammare il futuro e quindi questo puntino che vedi lo stai vedendo quando sarà superato il ventunesimo secolo. Quindi quello che io vedevo era probabilmente il 2101, mettiamo. Quando sarà instaurato sulla terra quello che voi chiamate il regno di Dio e che noi chiamiamo la grande confederazione interstellare. Quello che voi chiamate il regno di Dio, noi la chiamiamo la grande confederazione interstellare. E ve lo dico per la terza volta, quello che voi chiamate il regno di Dio, noi chiamiamo la grande confederazione interstellare. Perché il paradiso, il cielo del quale parla il Cristo, siamo noi, la grande confederazione interstellare. Ma scusatemi, questo linguaggio, adesso che tutti voi avete il cellulare, i cannocchiali, le telecamere HD, i telescopi che vedono fino a 10 milioni di anni luce l'esistenza, ma vi scandalizzano? Che cosa dovrebbe essere il regno di Dio se non l'infinito universo che c'è? E che noi finalmente, che siamo usciti dall'ignoranza, da essere asini, come diceva Giordano Bruno, asini dell'ignoranza, siamo usciti da questa, si dice in Sicilia, scecchitudine, da questo essere asini. Siamo usciti. Che cosa c'è se non grazie? Che con il linguaggio moderno possiamo capire gli angioletti, il paradiso, che sono una realtà, secondo la logica della nostra dimensione, della nostra scienza ufficiale. Poi mi hanno fatto tornare a casa. Mi hanno detto: non ti abbattere, non ti deprimere. Tu sei uno di noi, segui, continua a fare quello che stai facendo da 30 anni del vostro tempo, ricorda che noi siamo una dimensione superiore, ricorda tutte le persone che ti ascoltano, i nostri fratelli, che siamo fratelli nello spirito, ricorda a tutti che l'uomo non è solo quello che vedete, ma c'è la parte animica e la parte spirituale dentro, che è il vero uomo. Noi siamo trini, noi siamo una trinità, mi hanno detto, fisica, animica e spirituale. Quella che noi tocchiamo è quella materiale, fisica, ma la vera identità nostra è spirituale, e mi dicevano questi alieni, ed è questo che ci fa fratelli. Siamo fratelli nello spirito. Voi siete eterni, come lo siamo noi, solamente che noi siamo coscienti di esserlo, voi invece ancora no, e dovete realizzarlo. Ricorda a tutti che la morte non esiste,
Ricorda a tutti che c'è la possibilità di reincarnarsi diverse volte, che esiste nell'universo la legge del karma, causa ed effetto. Ricorda a tutti che la Terra è un essere macrocosmico, una cellula vivente, che se voi la violentate, lei reagirà appunto per legge di causa ed effetto. Quindi aspettatevi terremoti, maremoti, tsunami, fino a che noi, magari voi e no, io no, ma l'uomo sulla Terra la violenta con esperimenti nucleari, con radiazioni, con l'inquinamento di tutte le schifezze che noi abbiamo messo nell'aria e sottoterra, e le bombe atomiche comprese. Quindi la Terra reagirà. Chiamatela madre la Terra, non è un essere amorfo, mi hanno detto gli extraterrestri, i quali ci invidiano. Perché alcuni abitanti di altri pianeti che appartengono a questa confederazione non hanno il pianeta come il nostro, devono vivere in superficie o sottoterra perché la gravitazionalità o l'atmosfera di quel pianeta è deleteria, anche se loro si sono ambientati e sono cresciuti all'interno di quella cellula cosmica. C'è una razza che io ho conosciuto, che si chiamano gli argani, che pesano, secondo la nostra fisicità, 250-300 kg, perché vivono in una gravità enorme di un pianeta dove non possono assaporare l'aria, devono vivere attraverso dei cilindri delle città che hanno costruito perché devono sopravvivere. Quando sono venuti qua, ma voi vivete in un paradiso, ma siete degli assassini che state violentando il paradiso. Mi hanno detto anche che questa terra è un'oasi nel deserto, cioè vicino a noi ci sono mondi abitati, ma nel nostro sistema solare non ci sono mondi abitati. Ci sono delle basi extraterrestri, Marte, Saturno, colonizzate da loro, ma non si è sviluppata la vita come si è sviluppata da noi, in particolar modo come si è sviluppata da noi. Mi hanno detto anche, noi crediamo in Dio. Non lo chiamiamo come lo chiamate voi. Lo chiamiamo l'intelligenza cosmica onnicreante. E questa intelligenza compenetra tutto. La casa, la dimora, l'ufficio, il laboratorio, l'officina dove lui costruisce, disegna come architetto i pianeti, sono i soli, le stelle. Quindi se volete andare a trovare Dio a un ufficio, c'è nel sole. Prendete un'astronave, se avete la capacità, entrate nel centro del sole, che ha una forma molto strana, è a forma di H, come l'atomo di idrogeno, il centro solare. Lì dentro c'è l'ufficio di Dio, dove lui dalle 8 riceve e vi e vi dice buonasera. Lo vedete tutto infuocato, però ci sono 35 gradi dentro il centro del sole, perché come è stato scoperto da alcuni scienziati che Pierre vi può approfondire, il sole è freddo, c'è una temperatura di 35 gradi, mentre nella corona solare credo che arriva a 7 milioni di gradi. Lì c'è Dio, cioè c'è l'intelligenza onnicreante, ma non è solo in questo sole, è su tutti i soli, quelli miliardi di pianeti, di stelle e galassie che ospitano questi esseri. Quindi troverete Dio, il Dio Adonisis in questo sole, il Dio Sirio in quell'altro sole, il Dio Maya in quel sole, che poi si chiama Arat, tanti dei. Dice, ma non esistono gli dei? Sì, esistono gli dei, ma uno solo è il Dio unico ed è lo spirito onnicreante che compenetra tutti questi esseri, Cristo compreso. Questo è Dio per loro, per questi esseri. Sono devoti. Ogni sole che loro visitano è quello che per voi terrestri una chiesa. Quando voi andate in chiesa, entrate, vi inginocchiate e loro lo rispettano, è la nostra buffa fede, però è nostra. Loro, quando vedono il tempio di Dio, ogni sole di ogni sistema solare, quando con le loro astronavi viaggiano,
Ecco che vedono un sole ed entrano nella chiesa e sono devoti perché per loro lì ci sono gli esseri di luce che sono i loro fratelli, ma c'è il tempio di Dio che è il nucleo centrale del sole, quello che per voi è il vostro tabernacolo, dove c'è l'ostia che scende, il prete alza. Io sono credente, quindi non sto facendo una comica, lo dico con fede. Alza, quando il nostro sacerdote alza, il Santissimo, per noi lì scende Cristo. Invece per loro, nel sole, nel nucleo centrale del sole, scende appunto Cristo, l'intelligenza divina. Questo per loro è Dio. Un giorno lo sarà anche per voi, quando avrete la possibilità, la fortuna che noi abbiamo avuto, di, con una vostra navicella, entrare nel sole. Come voi entrate in una chiesa. Noi possiamo entrare e uscire dai soli perché le nostre astronavi sono costruite con cellule solari. Cioè l'energia plasmoide del Sole, questa energia, questa luce, per voi la chiamate elettromagnetica o fuoco o calore, loro la chiamano in un altro modo. Questa luce, con questa luce, loro costruiscono le loro astronavi. Quindi le loro astronavi sono costruite con il plasma solare. È chiaro? Una di queste è stata fotografata a San José de Valdeiras in Spagna nel 1967 e c'è questo simbolo, l'atomo di idrogeno. Poi mi hanno detto, continua a cercare il nemico di Cristo perché lo troverai. E adesso, nell'ultima fase della tua vita, ti diamo un ordine, prego, sono a vostra disposizione. Questo essere qui che vedete ha scelto di ripopolare il mondo e quindi il nuovo regno, crescendo e dando espressione spirituale affinché venga data l'ultima offerta di redenzione prima della giustizia di Dio, ha scelto i giovani. Devi dedicarti esclusivamente ai giovani. E io, come un soldatino, ho ubbidito perché non c'è futuro senza l'amore dei giovani, senza la protesta dei giovani, senza l'arte dei giovani, senza l'espressione dei giovani, senza la passione procreatrice dei giovani, senza la bellezza dei giovani, senza la ribellione dei giovani, senza la rivoluzione dei giovani. Our Voice è un movimento culturale internazionale composto da giovani di diverse età provenienti da varie parti del mondo. Attraverso ogni tipo di mezzo comunicativo, artistico e sociale, denunciamo le ingiustizie che attualmente affliggono il pianeta. Il gruppo, capitanato dalla fondatrice e direttrice generale del movimento, Sonia Bongiovanni, e dal direttore di Our Voice in Sud America, Mattias Cuffanti, è composto da compagnie teatrali ed artistiche, trasmissioni radiofoniche, centri sociali di volontariato, manifestazioni e cortei di denuncia e tanto altro. La nostra lotta è portavoce di un messaggio che richiama l'attenzione dei giovani attraverso la ricerca della verità e della giustizia per la società. Le attività sono infatti incentrate sulla denuncia verso i mali come la mafia, la droga, la corruzione, l'inquinamento, la discriminazione, la povertà e qualunque tipo di violenza. L'obiettivo principale del movimento è espandere la nostra voce in giro per il mondo. Ci trovate in Italia, Argentina e Uruguay.
Seguiteci su Facebook, Instagram e YouTube, nel nostro sito www.ourvoice.it oppure scriveteci la mail info.ourvoice2013@gmail.com. Our Voice, passion for justice. Buonasera a tutti. Ci presentiamo dopo il nostro trailer e appunto siamo un movimento artistico-culturale composto da ragazzi, da giovani che vanno dai 7, 6 anni fino ai 25, 30 anni di età circa. E questo movimento è nato con lo scopo di dare una voce a tutti i giovani del mondo che sentissero nel profondo fare qualcosa a favore della vita, a favore della nostra società. E quindi abbiamo iniziato con la denuncia verso tutti i mali, okay? Quindi come la mafia, appunto, la droga, la corruzione, l'inquinamento, eccetera, 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 contro tutte le guerre, contro la violenza dell'uomo in questo mondo. Abbiamo iniziato subito realizzando uno spettacolo che si chiama L'arte uccide la mafia e poi ne abbiamo appunto realizzati tanti altri e diciamo che attraverso appunto l'arte del ballo, del canto, della recitazione, del disegno, ogni tipo di arte, ogni passione che oggi hanno i giovani, vogliamo dare un messaggio di speranza, di dire che noi giovani oggi, sempre di più in questa società, rimaniamo apatici, rimaniamo spenti, rimaniamo indifferenti a quelli che sono tutti i veri problemi sociali e invece dobbiamo preoccuparcene perché siamo proprio noi gli artefici del nostro futuro e anche di questo presente. Se oggi esistono tutti questi mali nel mondo, l'unica speranza è la nostra, è quella appunto che attraverso l'arte noi possiamo essere l'antidoto a quel gran male, l'antidoto a quella parte marcia del sistema e della società e dell'uomo che oggi sempre di più in questa società vive e continua ad espandersi. Quindi noi siamo nati nelle Marche, poi siamo anche in Friuli Venezia Giulia, adesso abbiamo appena aperto una sede qui a Milano, abbiamo una sede a Torino, viaggiamo molto spesso in Sicilia perché ci occupiamo soprattutto del tema della mafia, quindi solidarietà a tanti magistrati, a tante persone che lottano contro questo potere mafioso e la ricorrenza e il ricordo di tutte le vittime che hanno lottato per sconfiggere la mafia e ogni potere criminale nel nostro paese e nel mondo in generale. Quindi questo, noi cerchiamo di unirci a tanti altri ragazzi e oggi ci stupiamo, ma siamo anche consapevoli del fatto che i giovani sentono nel profondo qual è la giusta strada. Quella appunto che ci porta verso l'espandere i nostri valori morali, i valori dell'amore, della giustizia, della pace. E per questo noi siamo un movimento laico composto da ragazzi di tantissime religioni diverse tra loro, di tantissime culture e aperto a far entrare tutti coloro che sentono, si sentono parte degli stessi ideali che noi portiamo avanti e cerchiamo di portare avanti ogni giorno. Quindi questo, oggi presenteremo una breve presentazione artistica, alcune scene dei nostri spettacoli e questo è il nostro messaggio, questa è la nostra passione e questo è il senso che noi diamo alla vita, quello di amare la vita, quello di difendere la vita, quello di dare giustizia e chiedere disperatamente giustizia a questo pianeta perché veramente oggi non se ne può più con tutti le morti, tutte la violenza che esiste in questo pianeta e tutti i giovani che si sentono senza un obiettivo di vita. Noi ci siamo, ci sono tanti altri ragazzi e quindi niente, spero che vi piaccia questa breve presentazione artistica e presento adesso Jacopo che è il nostro responsabile della nostra sede qui a Milano e lascio la parola a lui, grazie. Ecco appunto, Our Voice Milano nasce circa un mesetto fa e ha avuto un buon riscontro in quanto molti ragazzi si sono avvicinati, interessati e questo mi fa molto piacere. E, diciamo che adesso le nostre attività sono realizzare alcuni obiettivi come può essere portare il nostro messaggio all'interno delle scuole o uno spettacolo all'interno di un teatro
per portare avanti quelli che sono i valori portanti e principali del movimento. Quindi, ad esempio, uno delle attività maggiori che facciamo è sostenere chi all'interno della società si occupa di portare giustizia e, come ad esempio fa il magistrato lombardo che lotta contro l'andrangheta, sostenere i familiari di vittime di mafia come Salvatore Borsellino e il magistrato Di Matteo, che in questo momento è il simbolo di un processo che è il processo trattativa Stato-mafia, il quale ha concluso la sua prima sentenza il 20 aprile dell'anno scorso, nel 2018, in cui è stato confermato che una parte dello Stato, alcuni funzionari dello Stato, collaborarono con esponenti di Cosa Nostra. E, appunto, entrare in Our Voice vuol dire lottare per un futuro migliore, e penso che questo sia uno dei primi interessi, soprattutto per noi giovani, in quanto saremo i protagonisti del futuro. E avremo il dovere di garantire ai nostri figli un futuro degno, un futuro come si deve. E... Quindi per chiunque fosse interessato, ci trovate sulle pagine Facebook, Instagram, YouTube con il nome di Our Voice, e sul sito www.ourvoice.it oppure all'email info.ourvoice2013@gmail.com. E altrimenti abbiamo un banchetto qui fuori e siamo disponibili per chiunque fosse interessato, e ci potete fermare e farci qualsiasi domanda. Grazie. Dicono che l'inferno non esiste. E se esiste, è vuoto. Probabilmente vivono in quartieri con giardini e scuole. Sono bravissimi a chiudere gli occhi. Ed ignorano. Inferno sono quartieri di cemento che fanno di cemento l'anima che li abita. L'inferno si annida nei sotterranei di questi palazzi, stipati di polvere bianca tagliata alla meglio e carne umana in saldo. Inferno è un bambino sfregiato da fuori verso dentro, sfregiata la sua pelle fino al suo cuore. Inferno è Maria, madre a 16 anni, prostituta a 22. Inferno è Salvatore, che ha poco pane per i figli e per la vergogna quel poco se lo beve. Inferno è una famiglia che decide chi e che cosa sarai. Inferno è il silenzio dei pochi sopravvissuti. Inferno è come un passaggio a livello che si apre su un muro. Inferno sono vie senza alberi e scuole e panchine su cui parlare. Inferno sono strade dove non si vedono le stelle perché non è concesso alzare gli occhi. Inferno è come quando le cose non si compiono, come un seme che non diventerà mai rosa. Inferno è quando la rosa si convince che non profuma più. Inferno è Caterina che si è lanciata dal 10° piano con un ombrello in mano perché all'inferno non voleva più starci e sperasse che un angelo la salvava prima dell'asfalto. Inferno è un padre che toglie la vita ai figli. Inferno è un uomo che picchia la donna che ama. Inferno è Michele con la schiuma alla bocca e gli occhi bruciati da un'overdose solitaria. Inferno è un vecchio senza nome, morto da giorni a casa sua, senza che nessuno se ne accorga. Inferno
e non vedere più l'inferno. In queste strade di questo paese gli uomini governano due demoni: dolore e silenzio. Libertà e giustizia basteranno ad arginarli. Basterà mai tutto questo? L'inferno esiste ed è qui, in queste strade feroci dove i lupi fanno la tana e gli agnelli tacciono perché hanno più cara la vita di ogni altra cosa. L'inferno esiste ed è pieno, con mari e continenti. Inferno è odiare la verità, perché amarla ti costerebbe la vita. Grazie. Perdonali, Padre, per la loro angoscia e fragilità. Perdonali per avere perso le loro sfumature di divinità e aver nascosto le loro radici nella vanità, per le cicatrici dell'umanità. Perdonali per aver messo il naso dove non dovevano ed aver colpito e maltrattato coloro che si amano, per avere proibito l'amore libero, per colpa dell'inetto, per il loro eterno senso di colpa senza un perché. Perdonali, sono ciechi, anche se non lo ammettono, hanno la forza di un titano, ma tremano, si indeboliscono, subordinano il loro destino e la loro volontà all'ansia di cose di cui non hanno bisogno. Ed è così che va per tutti loro, schiavi nel paradiso, soldati di Ares, vittime di Dioniso, schiavi della TV e sordi all'impegno e all'azione, ignorano gli avvertimenti, che sono queste le strade che ci rendono prigionieri, sconnessi dei della purificazione, portando in scena orrori di un melodramma, senza voce, che ci obbligano a vivere ciò che capita. Perdonali, Padre, per Stalingrado, per le Ardenne, per Guadalcanal, c'è sangue nelle nostre vene. Perdonali, Padre, per i terribili massacri osceni, centinaia, e per aver promesso a tante Elena, contro la loro volontà, appassita innocenza, mecenate con le casse piene di provvidenza, scene che ci scuotono. Ma chi ci crederà? Chi crederà che la trasparenza ormai è solo nell'atmosfera? Ed è vero, siamo paladini del cinismo, scoraggiati dall'empirico, così preoccupati per delle risposte che non arrivano mai, che già abbiamo dimenticato le domande. Perdonali, perdonali, Padre, per aver permesso che la violenza corra più veloce della nostra coscienza. Perdonali, perdonali, perdonali. Perdona a los padres por su angustia y su fragilidad, por haber perdido sus matices de divinidad y haber escondido sus raíces en su vanidad, por las cicatrices de la humanidad, por haber metido las narices donde no los llaman y haber golpeado y maltratado a los que se aman, por haber prohibido el amor libre por la tumba al torpe, por la eterna culpa que sienten sin tener un porqué. Perdónalos, son ciegos aunque no lo admitan, tienen la fuerza de un titán pero tiritan,
se debilitan, supeditan su destino y voluntad a la ansiedad de cosas que no necesitan. Y así les va, esclavos en el paraíso, soldados de Ares, víctimas de Dioniso, sumisos del televisor y sordos al compromiso, haciendo caso omiso del aviso de que así son los caminos que nos hacen presos, inconexos, dioses de la purga, escenificando horrores de una dramaturga, sin voces que nos hurgan a vivir a lo que surja. Perdónalos por Stalingrado y las Ardenas, por Guadalcanal hay sangre en nuestras venas, por tremendas masacres obscenas, centenas, por haber prometido a tantas Helenas, en contra de su voluntad marchita la inocencia, mecenas con las arcas llenas por la providencia, escenas que nos estremecen, ¿quién nos creerá si apenas queda transparencia en nuestra atmósfera? Y es verídico, somos adalides de lo cínico, descorazonados por lo empírico, tan preocupados por respuestas que no llegan nunca, que ya hemos olvidado las preguntas. Perdónalos por dejar que la violencia corra más que la conciencia y sea siempre así. Perdónalos por las balas y los hombres que disparan en tu nombre en este mundo gris. Perdónalos por dejar que la violencia corra más que la conciencia y sea siempre así. Perdónalos por las balas y los hombres que disparan en tu nombre en este mundo gris. Perdónalos, Padre, por su indiferencia y su codicia, por no enfrentar al mal si ese mal les beneficia, por el agua, por la asfixia simulada, porque cada vez que daban esperaban de vuelta algo más que nada. Por dejar campar a la miseria y la desgracia, dueñas de las calles de Los Ángeles o Francia, los lujos de Bizancio fueron cárceles de Tracia, por cambiar cooperación por eficacia, por la mafia y su vendetta, los Balcanes y balcones con metralla de escopeta, los cartuchos de Beretta haciendo siluetas crueles en las pieles, por la fe dogmatizada de tus fieles, por los bienes por encima de los quienes, por los dólares, los euros y los yenes, la quema de volúmenes en piras que lloraron las estrellas, tratando de callar a los poetas y sus epopeyas, por las sombras que dejaron nuestras huellas, por las 192 de Atocha, va por ellas, y por decenas de miles en Oriente Medio, por hacer que la muerte ahora tenga premio. Tenemos un problema, Houston, si amenazamos, censuramos genios como Newton, los abocamos con el miedo a la mentira y a la farsa eterna, sabiendo que nos matan si entramos de nuevo en la caverna. Perdónalos por asesinar al disidente, ojo, fuera antisemitismo o terror rojo, por echar el cerrojo y tirar la llave, por tener el arrojo de creer que saben y un saber cojo. Me enojo porque no tienen perdón, pero te pido, también he sido cómplice, también viví dormido. Danos un respiro, cambiaremos, prometido, prohibido repetir, volver a ser quien hemos sido. Our voice è nato per dare una voce, una speranza. Siamo giovani e non indifferenti. Vogliamo portare avanti una rivoluzione e realizzarlo attraverso la sola ed unica componente che oggi è capace di mostrare la bellezza e l'unicità dell'uomo. L'arte, la cura, l'antidoto a quel gran male che attraverso tutti quei delitti, i genocidi e l'assurda mentalità egoista e indifferente oggi sta rendendo la nostra specie disumana. Vogliamo abbattere le bandiere e distruggere le frontiere. Siamo tutti una sola voce. Perdonami per questo mondo malato che agonizza, per non permettere che la giustizia entri nelle istituzioni, per Auschwitz, per Ramallah, per le suole che ci calpestano, per chi è obbligato ad amare nascondendosi in un armadio. Perdonami per permettere che l'uomo sia una mercanzia e per permettere che un bambino impari a sparare per le pance vuote e le vite che non ci sono più. Perdonali. Perdonali.
perdonali. Perdonalo. Grazie a tutti. Perdonalo, padre, por su angustia. Grazie. Grazie per l'emozione. Adesso vi avevo promesso un piccolo bonus. Si prepari la regia. Allora, Olimpia, Aquila, Pax, Crystal Bell, Oden Nis, Bianca, Sha. Sono alcuni nomi che io ho dato ad alcune astronavi grandi e piccole di luce che abbiamo visto. Adesso, se chiudete gli occhi, vi ci porto dentro e viaggiate. Piccolo viaggio di qualche minuto, insieme, con amore. Grazie, grazie a tutti. Un abbraccio grande e che Dio vi benedica a voi e a tutti coloro che voi amate. E che, non ve ne andate? Io pensavo che se ne andavano subito. Che vogliono fare. Le emozioni con te, Giorgio, sono tante, incontenibili, veramente. Grazie. Siete riusciti a viaggiare qui?
Allora, torniamo coi piedi per terra, perché purtroppo bisogna rendere conto anche tutta l'evoluzione. Ci piacerebbe andare, continuare, ma purtroppo le necessità arrivano. Allora, volevo invitare intanto i ragazzi da War Voice a andare su di sopra in pizzeria a mangiare, perché comunque c'è tanta gente e perlomeno voi iniziate a prepararvi. Ciao Sonietta, dai un bacio. Complimenti. Bravissima. Volete fare qualche domanda a Giorgio? Silenzio per favore, visto che abbiamo un pochino di tempo. Grazie. Ciao, io sono Alex. Io avevo un paio di domande da fare. Una per Giorgio, se mi posso permettere, una per Giorgio. Scusate. Non è facile. Sei emozionato? Un pochino, sì. Mi è piaciuto molto comunque, soprattutto lo spettacolo dei ragazzi. Bene. Mi ha emozionato molto. La ballerina è bravissima, che la ragazzina che ha ballato è veramente molto brava. Vabbè, a parte questo. E niente, la domanda che ho per te, ti do del tu, se mi posso permettere. Eh sì, ancora ho 25 anni. Allora, è questa. Durante il battesimo di Gesù nel Giordano, il battista... Sì, per favore, se no perdo la concentrazione, sono vecchio ormai. Facciamo parlare all'amico. Alex, sì. Allora, Giovanni Battista appunto ha battezzato Gesù e in quel momento l'entità cristica è compenetrata dentro il corpo di Gesù e da lì è diventato Gesù Cristo. Mentre Gesù, l'anima, io la chiamo anima, l'anima di Gesù è uscita dal corpo fisico ed è andata dentro il corpo di Giovanni l'Evangelista. E, proprio per questo quando... No, non è così. Non è così, perché c'è scritto così nei libretti... Ma anche nei Vangeli c'è scritto, Gesù ha detto, tagliati la mano se è di peccato. Okay. Ci tagliamo la mano? No, quindi c'è scritto sbagliato nei libretti. No, non è sbagliato, bisogna interpretare. Ok, e volevo sapere appunto se... Sì. Prego, che succede? Ok, vai avanti. Se questa cosa appunto era reale oppure no, e se appunto Giovanni l'Evangelista non ha detto niente nei Vangeli rispetto a questa cosa qua, nel senso... Gesù Cristo appunto ha detto alla Santissima Madre quando era in croce, donna ecco tuo figlio, proprio perché dentro Giovanni c'era l'anima di Gesù. Volevo solo sapere se mi potevi spiegare bene questa cosa qua oppure... Ti spiego tutto appena hai concluso. Ho concluso. Grazie. Prego, Alex, grazie a te. Allora ti rispondo così, altrimenti non mi comprendi. E io voglio che tu comprenda tutto, la verità, che fa liberi, sai. Colui che serve nei tavoli degli invitati è anche il padrone di casa e vuole servire, va bene? E in un tavolo ha due posti, si trova davanti a due posti, che hanno sete. E quindi versa acqua bella fresca, zampillante, in un bicchiere e versa acqua fresca, zampillante nell'altro bicchiere affinché i due bevano. Giusto? Il primo beve
ah, è finita la mia sete. E l'altro ospite beve. Il padrone dice ai suoi convitati: siete contenti? Grazie. L'acqua che c'era in un bicchiere e c'era nell'altra, erano due acque o la stessa acqua? Sempre quella era l'acqua. I recipienti umani erano diversi, ma l'acqua sempre quella era. E allora, Cristo è Cristo. Cristo è l'acqua. Ti spiego la mia parabola. Cristo è l'acqua che entra in Gesù, in Giovanni Battista, in te e in me, se lo vogliamo servire. Ma l'acqua è sempre quella. Va bene? È arrivata anche l'acqua. Quindi Giovanni è Cristo, Giovanni Battista è Cristo, Gesù è Cristo nel momento in cui si rendono disponibili all'energia cristica. La massima espressione dell'energia cristica in questo pianeta è stata e Gesù di Nazareth, la massima. Le altre energie cristiche sono minori, cioè minori rispetto a Gesù, ma non rispetto all'essere divino che loro rappresentano. Voi dovete cominciare ad entrare in questa dimensione, Alex, voi che siete qui iniziati. Non esiste nell'universo l'individualità separata nelle dimensioni. Nelle dimensioni superiori non c'è più l'ego. Ego, c'è noi. Quindi l'entità che passa nella quarta, nella quinta, nella sesta, cioè dalla quinta dimensione in poi, che non è più umana, fino alla quarta dimensione è umana. Dalla quinta dimensione non c'è più l'ego, io, c'è noi. Quindi l'entità divina individuale persiste, ma c'è la personificazione. Quindi quell'io viene compenetrato da quell'altro superiore, quell'altro superiore ancora da quell'altro. Questo concetto di noi ce l'ha espresso perfettamente Cristo, pur sapendo che lui era il figlio, non era il padre, quando ha detto: perché io e il padre mio siamo uno e una sola cosa. Ma come, se sei il figlio? Perché nelle dimensioni superiori c'è l'evoluzione attraverso la compenetrazione. Quindi io ora, adesso, posso essere anche un altro che ti parla. Cioè, posso essere l'uno e l'altro nella medesima cosa. Quindi posso essere Giorgio, Giovanni Battista, Cristo che ti sta parlando, senza perdere la mia individualità e senza nemmeno alterare il mio ego, sapendo che Cristo è Cristo e io sono io, ma posso essere suo strumento. In quest'ottica dovete cominciare ad entrare, perdere l'ego, che l'ego ci fa cadere molto in basso, e acquisire il noi. Noi. Io non ho nemmeno un messaggio dei 20.000 messaggi che ho ricevuto da questi esseri dove mi dicono io. Sono Setun Shenar, ma non dice io, noi ti abbiamo, noi facciamo, noi diciamo, noi viaggiamo. Ma come voi, se sempre quello che mi parla? Perché quello parla a nome di tutti e non si identifica lui, si identifica la Confederazione, appunto. Prego. Ciao. Sono qua davanti. Ciao. No, c'era la domanda anche per Pierre, o la fai dopo? Vabbè. Vabbè, lasciamo cavalleria alla signora. Sì, sì, sì. Dopo cena tutta la notte ce l'avete a Piero. Allora, ciao, grazie a tutti. Interessantissimo come sempre. Sono Yolanda. Yolanda. E ho un gran piacere di conoscerti. Avevo una zia che si chiamava Yolanda.
Bene, mi fa piacere. E niente, volevo chiederti mille domande, non posso, te ne faccio una. Prego. Che riguarda egoisticamente me. Quando ho frequentato, cioè ho assistito alla prima conferenza di Pier Giorgio Caria a Salerno ed ero venuta anche per conoscere te, tu non avevi potuto venire. La notte prima ho sognato che io e te ci abbracciavamo e ci amavamo di un amore infinito, immenso, sì. Ultraterreno. Sì. Qualche notte dopo sogno invece che mi ami solo tu e che io ti amo un po' meno. Cosa è successo nella realtà, diciamo, terrena? Che io mi sono innamorata della scienza dello spirito in una maniera molto passionale. Poi però a un certo punto ho avuto una regressione, ho avuto paura e mi sono un attimino ritirata e vi sto seguendo un po' più da lontano, nel senso che vabbè, da Pier Giorgio vado a fare comunque i seminari. Dall'Arca di Milano mi sono un attimino allontanata perché ho avuto questa sensazione di paura. Paura di che? Non te la saprei descrivere. Paura, sinceramente, che ci fosse qualcosa di finto. Dato che io nella vita sono molto come San Tommaso, faccio molta fatica ad affidarmi. E avrei bisogno da te un consiglio, un aiuto oggi per potermi riavvicinare senza barriere. Ci devo pensare. Grazie. Un minuto, mi dai 30 sì. secondi? Mi siedo. Ci devo pensare. Hai detto che eri innamorata, no? Beh, quando uno si innamora perdutamente, a volte gli può venire la paura. E quindi anch'io a volte ti aiuto così. E da questo poi mi era venuto in mente di spogliarmi mezzo nudo e farti vedere tutte le mie stimmate. Non serve. Non ti serve, sei una persona che sa che certe cose dopo 30 anni sono vere. Ti aiuto così, cara. Sento nel cuore che ti aiuterà tanto. Ma io ti potrei abbracciare. Sì, adesso ti dico una cosa e mi abbracci. Spesso ho detto, ma forse mi sono inventato tutto, però sono in buona fede, io vedo queste ferite, non so che cosa devo dire, vedo te, vedo queste immagini, vedo queste astronavi e a volte mi prende lo sconforto, non mi è accaduto tante volte, ma mi è accaduta la paura che posso fallire e perdere tutto. No soldi, perché già li ho persi tutti, perché li ho dati tutti i miei soldi a quest'opera. Io avevo tanti soldi, quando avete visto quel ragazzino lì, ero un imprenditore. Però ho paura di perdere l'amore dei miei figli, che se io dovessi dire non è vero niente, da quando loro sono dentro l'opera, e li farei soffrire. Mi è accaduto questo, come a te, forse peggio. Poi la voce del mio cuore, perché se me la dice la voce di Cristo ho il dubbio e se non è, la voce del mio cuore, cara, il tuo nome, Yolanda, zia, la mia zia si chiamava Yolanda, tu sei mia sorella. Il mio cuore mi dice, Yolanda, alla fine, se io ho visto o non ho visto questa mente tremenda, ma qual è la prova che è vero? Che la mia famiglia ci amiamo, che questi ragazzi si amano, che sono usciti fuori dalla droga, dalla strada, dalla prostituzione
e che stiamo aprendo la strada verso verità sconcertanti, additando là dove c'è il male. Giorgio, guarda tutti i tuoi conti, non ho niente. Questa è la prova, Yolanda, l'amore. Se ho visto, non ho visto. Signore, quando scenderà, non era vero, però hai amato. Grazie, Signore. Oppure era vero, bravo. E che cambia? Prego. Chiedo scusa. Prego. Mi chiamo Cristina e volevo fare una domanda che lo so che c'è già tanto da studiare, da sapere, da imparare, ma volevo fare una domanda di questo tipo. Cosa c'è di vero anche nei Vangeli apocrifi? Lo chiedo molto. Perché siccome la Chiesa Cattolica Romana li ha praticamente scartati, e allora ho detto, ci sarà qualcosa di vero o è come una favoletta della buonanotte? Scusate se faccio questa domanda così terra-terra. No, io ti rispondo un po' terra-terra, ma ti faccio ridere. Veramente la favoletta della buonanotte è diventata la Chiesa Cattolica. Anzi, è diventata una favoletta perversa della notte. Non tanto la Chiesa Cattolica nella quale io credo, quanto gli uomini potenti, corrotti, criminali, mafiosi, pedofili, assassini, perversi, atei, che comandano la Chiesa Cattolica. Tranne Papa Francesco, che io ho una corrente benefica nel cuore e lo rispetto. Ma tutti gli avvoltoi intorno a lui, quasi tutti, no. Tranne i missionari, Don Ciotti, Padre Zanotelli, Padre Scordato, Padre Francesco, e quelli non sono, diciamo, della Chiesa Cattolica, sono nell'istituzione perché devono vivere, poveretti, devono campare, come campiamo tutti noi. Rispettano i riti sacri della Chiesa Cattolica, però non sono i potenti criminali della Chiesa Cattolica. E siccome Papa Francesco è amico di Don Ciotti, io vedo correnti positive verso questo Papa. Ma è lunga poi la faccenda del Papa, se ci entriamo facciamo veramente di notte. I Vangeli apocrifi sono veri, verissimi. Ci sono delle storie bellissime di Gesù che sono scritte nei Vangeli apocrifi e in parte io le ho sapute da questi contatti. Gesù era terribile da bambino, per questo la Chiesa non lo vuole riconoscere. I Vangeli sono perfetti, sono sacri, ma siccome Gesù è violento, uccide anche, poi risuscita. Gesù, cioè, la Chiesa ci ha presentato questo Gesù, amore, amore, perdoniamo tutto. Gesù era uno duro e da bambino ha commesso delle marachelle, tipo uno, ve ne racconto uno. Lui era in una spiaggia e stava impastando col fango, perché era artista Gesù ovviamente, e costruiva degli uccellini di fango, di terracotta. Poi faceva, vom, giocava, e quello prendeva il volo veramente. Arriva un ragazzino a fianco, che lui mentre stava preparando i vari uccellini, paf, 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 e glieli schiaccia. E Gesù ci resta malissimo, lo guarda storto, gli dice, perché figlio di morte mi hai distrutto i miei giochini? E lui, perché sei scemo. Grazie figlio di morte, muori, pum, casca a terra e morto. Quindi tutto il villaggio, assassino, criminale, chiamano la Madonna, la Santa Madre, San Giuseppe. Ma suo figlio è un assassino, adesso chiamiamo i gendarmi. No, la Madonna, per favore, e gli dice, e la mamma ha detto, ma è lui Gesù, ma mamma, mi ha distrutto gli uccellini, che dovevo fare? Cioè, potevi avvisare i gendarmi, sì, buonasera. Allora la Madonna, Gesù, per favore, figlio mio, qui dobbiamo abitarci, dobbiamo... Va bene, mamma, va. Gli dà un calcio nella testa a quello. Pum! La prossima volta me li distruggi gli uccellini. No, 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 no. Bene, alzati e vattene.
E quello si è alzato e se n'è andato. Da morto! Questo era Gesù. È compatibile con la predica del prete? Perdonate tutto, chi vi ammazza e vi spara in testa, inginocchiatevi e perdonatelo. Col Vangelo apocrifo va in contraddizione. Questo in molti altri passi. Un altro, perché siamo in tema di cosmo. Un vecchio cieco, tu col bastone, Gesù sta giocando, lo osserva subito ovviamente il bambino. E boom, si alza, corre e gli prende la mano. Ah, grazie bambino. Doveva attraversare un fiumiciattolo e il vecchietto col bastone poteva cadere con le pietre e l'acqua. Ah, grazie ragazzo. Grazie bambino. Io non sono un bambino, io sono Gesù. Ah, vabbè, grazie ragazzo. Io non sono un ragazzo, io sono Gesù. Va bene, Gesù, va bene, grazie. Ma chi sono i tuoi genitori? Visto che sei così forte, così determinato. I miei genitori? Mio padre è il sole e mia madre è la terra. Ora, come fa la Chiesa a dire questa verità e sconvolgere tutte le, perdonatemela questo peccato, tutte le cazzate che ci ha raccontato? Scusate, ma ci stava benissimo. L'ultima domanda, perché dobbiamo lasciare, esatto, e poi continuate stasera. L'ultima, sì, è l'amico. Vabbè, le ultime due veloci. Le ultime due veloci. Ciao, buonasera a tutti, io mi chiamo Lorenzo Cacciatore, sono un formatore, ma sono imbarazzatissimo. Mi ero preparato 2000 domande e a te, Pier Giorgio, ti avevo scritto Lorenzo, non so se ti ricordi qualcosa, e ti avevo scritto una papela. Sono molto imbarazzato, sinceramente è la prima volta, solitamente non mi capita. Ti volevo chiedere una cosa, perché io sto cercando mia mamma, nel senso che il 5 di luglio è trapassata e mi farebbe piacere, scusate l'emozione, farti vedere poi un'immagine che mi piacerebbe poterla condividere con tutti, ma non c'è tempo, non è possibile, che mi è apparsa mia mamma in cielo il giorno dopo il suo trapasso. Non c'ho bisogno di vedere, io ci credo. Grazie. Io ti volevo soltanto chiedere dov'è adesso e cosa sta facendo, perché a me interessava soltanto questo. Io sono venuto qua. Come si chiama? Si chiama Massimiani Antonietta. L'hai vista poco fa? Beh, in luglio, poco tempo fa. Sì, 5 di luglio. Allora, quello che sta facendo tua madre è questo: intanto indirizzarti alla verità. E stasera sei dentro una sala dove stiamo dicendo la verità. Va bene. E ti indirizzerà in altre cose che riguardano la verità. E ti darà dei segni. Quindi, se sta facendo questo, sta nella luce cristica. Perché queste cose non possono farsi dalle tenebre. Se fosse stata nelle tenebre, ti avrebbe indirizzato in saloni magari come questo, dove c'era qualcuno che ti diceva: mi consenta. Grazie, grazie mille. L'ultima? Ok, volevo fare una domanda sia a Pier Giorgio. Come? Se no ci buttano fuori. Avanti, velocissimo. Perché accettate di andare in televisione? Io ho l'impressione che... Io non ci vado più. Stavo dicendo a Pier Giorgio piuttosto che Urzi. Però ascolta, io sono stato d'accordo che loro andassero perché... Antonio non è solo un contattista, ma è anche un artista. E siccome il messaggio comunque deve passare, è passato a 1 milione di telespettatori, e allora si chiude un occhio. Io però ti spiego la nostra metodologia. Sì. Io non ci vado più in televisione, ma non perché io mi sento chissà che, perché intanto non ho bisogno di andare in televisione, perché chi mi conosce, mi conosce. Vado in televisione se c'è un faccia a faccia con uno serio
e io mi confronto, mi criticano. Però io sono, mi ha detto Antonio, Antonio è molto umile, sembra che si d'aria, invece no, è un ragazzo molto umile, mi ha chiesto, io secondo te, ho detto per me, se c'è Pier Giorgio che non l'hanno fatto parlare, tra l'altro. Quello che, questa è la mia opinione. Posso spiegare? Allora, non è che non mi hanno fatto parlare, il problema è che nella trasmissione volevano solo Antonio. Antonio, dopo che ne abbiamo parlato e abbiamo parlato anche con Giorgio, ha detto io da solo non ci vado perché nel momento che mi fanno una domanda tecnica o un qualcosa ci vuole la parte, diciamo così, tecnica o scientifica, se vogliamo. Cioè, quindi non ci vado, per cui ho chiamato la redazione di Chiambretta e ho detto guardate, Urzi non vuole venire da solo se non ci sono io di fianco a lui. Ah, va bene, allora rifanno la riunione e dicono va bene, allora pur di avere Urzi in trasmissione, vieni anche tu. Quindi il mio compito non era parlare, era accompagnare Antonio. Chiaro? Poi, a mio modestissimo parere, poi se Giorgio vuole aggiungere qualcosa, secondo me, cioè lo può aggiungere, anzi glielo chiedo, anzi due cose. Uno, Gesù è sceso anche all'inferno a portare la sua parola di liberazione ai demoni e Antonio è stato talmente perfetto nel dare il messaggio che non c'era bisogno che io parlassi. Forse avrebbero tagliato se c'era l'esperto che sosteneva scientificamente. Invece il contattista, quello matto, ha dato il messaggio dritto, è stato ascoltato, quindi era superfluo che io aggiungessi qualcosa. Secondo me è stata sono una d'accordo. Volontà superiore. Sono d'accordo e aggiungo anche che... Sì, sono grazie. Nel 1995 io ho partecipato ad alcune trasmissioni della RAI, credo 4-5, che si chiamava Misteri. Tra l'altro ero quello che cercava gli ospiti internazionali per la signorina Foschini. Allora, Foschini, e c'era un grande capostruttura della RAI che è morto, si chiamava Bagnasco, che mi voleva bene e mi scelse come esperto per, diciamo, catturare gli ospiti internazionali, siccome io negli Stati Uniti d'America ho tantissimi amici scienziati, anche in Russia, astronauti, quindi io ero il loro punto di riferimento gratis, tra l'altro, attenzione, solo mi pagavano il viaggio e l'hotel, non ho mai fatto un contratto che volevo soldi, perché era la verità. Quindi ho partecipato e a volte anche io presenziavo in mezzo a queste bolgie infernali. Ma era il momento che il messaggio, anche a costo di essere umiliati, come lo sono stato anche in altri programmi di Canale 5, mi sono stato zitto e migliaia di persone mi hanno scritto che questo silenzio dell'umiltà di prendere bastonate e non reagire gli ricordava qualcuno, quindi sono stati contenti del mio silenzio e non una reazione violenta. Era il momento che bisogna fare in quel modo. Quindi io sono d'accordo che in questo caso Antonio il protagonista, faccia queste presenze flash, anche se c'è qualche cretino, un programma ridicolo, certo, poi se si cade proprio nello sceno è meglio non andare, ma in questo caso secondo me lui con Pier dovevano andare, mentre io in questo momento è meglio che non ci vado, prima perché rischia di crollare la televisione e secondo perché io devo andare dove ci sono cose serie, perché non è solo questo il lavoro che sto facendo, come all'inizio Pier Giorgio ha accennato. Adesso io mi sento l'uomo più felice del mondo perché parlo di fede, di religione, di Cristo, insomma del mio mondo. Io tutti i giorni a Palermo faccio un altro lavoro, quindi le cose con me devono essere fatte in un certo modo e voi comprendete il perché. Adesso andiamo a mangiare. Grazie. Capisco benissimo la perplessità perché il contesto non era dei migliori. Ma ti garantisco che ho circa 280 contatti di nuovi giovani in tutta Italia che mi contattano grazie a quel programma per fare gruppi operativi. Perché? Ti spiego.
se andavi da Bruno Vespa i giovani non c'erano, siccome è un programma di dementi i giovani guardano quello, se no si possono guardare il Grande Fardello, solo quello possono. E in quel caso è stato molto importante. Bravo Urzi.